Una delle zone più martoriate dalle intemperie e flagellata dalle mareggiate finalmente vedrà nascere le tanto agoniate scogliere e le interpellanze che da sempre cittadini e operatori commerciali della zona rivolgono all'amministrazione comunale di Fano avranno risposta. Si parte quindi col progetto scogliere con un appalto per oltre 7 milioni e mezzo di euro complessivo che comprende anche il prolungamento degli scolmatori a mare per una migliore balneabilità delle acque di quella zona e un avvio dei lavori quanto prima. Uno dei primi impegni, oltre al dragaggio, presi dal sindaco Seri subito dopo la sua elezione. Parliamo di circa 7 milioni complessivi di interventi che facciamo a difesa della costa e a difesa dell'ambiente e tutela delle acque. Quindi grande soddisfazione, ancora una volta abbiamo dimostrato grande professionalità mantenendo gli impegni che abbiamo assunto con i cittadini. Un investimento di circa 2 milioni di euro per garantire la balneabilità delle acque e quindi degli scolmatori a mare che porteranno le acque di pioggia appunto verso il largo, non più come ora, ma circa 350 metri dalla riva. Un appalto importante questo che farà sì che quella zona smetta di essere come la tela di Penelope per cui d'estate si faceva, provvedendo al ripascimento della costa, e d'inverno si disfaceva con la prima mareggiata che si portava via tutto. Questo è un investimento importante, è un investimento a cui crediamo molto. Mi rendo anche conto che dopo tanti anni che la popolazione attende questo progetto, vederlo concretamente provoca sempre un po' di dubbi. No, questa volta i soldi ci sono, i finanziamenti ci sono e la ditta, oggi abbiamo segnato definitivamente i lavori a una ditta, a un'associazione temporanea di imprese che ho incontrato appena ieri e che si sono resi, noi ci siamo resi disponibili la più ampia collaborazione. Abbiamo fatto anche presente che questa opera è tanto attesa e quindi faremo sentire il nostro fiato sul collo. D'altra parte anche l'azienda ci ha garantito di iniziare il lavoro il prima possibile per poterli terminare anche in modo anche velocemente. Il confronto con i convenuti alla presentazione alle volte ha assunto toni accesi, in particolare i residenti della zona Sassonia Sud che si aspettavano i lavori che attendono da anni fino alla foce del Metauro. Mentre soddisfazione per questo via libera è arrivata da coloro che vedono partire i lavori proprio dalla loro sezione di costa. Siamo molto contenti perché il problema dell'erosione ha colpito tutto il tratto della Sassonia fino ad arrivare a Viale Ruggeri, Via degli Schiavoni eccetera, creando notevoli problemi sia lavorativi che alle case, quindi alle abitazioni, e quindi siamo molto contenti che il sindaco Seri abbia preso mano lui personalmente a portare avanti questo progetto. Ci è riuscito, ne siamo molto contenti.